Giornata di lavoro per cui lancio anch'io il nostro Q&A. Oggi, così abbiamo tutta domenica, ma anche un pezzo di sabato per rispondere alle vostre domande. Come sempre, fatemelo sapere e promesso, prima della fine dell'anno, pensavo nei giorni di Natale 23 o 24, facciamo un Rate Your Watch o un What's on Your Wrist, quindi cosa c'è al vostro polso con o senza voto. Però per ora avanti con le domandone, anche tema natalizio, va? Già che siamo in tema. Buon weekend! Allora, mi piace il concetto, perché questo concetto di orologio come regalo di Natale è molto sfizioso. Come sapete, sotto i 500 euro conosco molto poco, e per quanto mi riguarda io comprerei un Santo Benedetto Tissot Vintage, magari un Anti-Magnetic. È un orologio sfizioso che ha tutte le carte in regola per essere un bell'orologio. Le Maison de Cartier, se lo trovi, top di gamma. C'è il libro di Jack Foster, che mi pare fosse Les Dames de Cartier. Cartier Gentleman Files, mi pare si chiami quello di George Cramer. Tutti i libri di Cologni, quindi Cartier, oddio, ce ne mille, cioè Tank. Ce ne parecchi, Cartier Bianco, ce n'è, e se no The Cartier, che è il libro di Francesca Cartier Bricquel, ma parla di tutta la storia della famiglia, cioè di un po' della storia della famiglia Cartier, non parla di orologi direttamente. Questa è la mia lista. Hey, it depends. Calm down. Price is going down. Yep, but it's completely cool as we pushed it too far and we didn't put the basis to make it sustainable for the future. But that's what we do every time because we're greedy as hell, and that's what happens. So prices are going down, but what I've always said and what I always will say is that good things, like good stuff, true stuff, so the rare stuff, the great condition stuff, and we're talking vintage. If you're talking more than piece that you could buy for retail or whatever, I mean, okay, you can't buy and whatever, but I mean, if you talk true modern pieces, only the rare stuff will stay up, in my opinion. If you talk vintage pieces, condition, rarity, iconicity, originality, that's gonna stay up. In my opinion, we're not going that down. Molto interessante questa cosa. Allora, io uso Bleu de Chanel, me l'hanno regalato a un mio compleanno tempo fa e da quel momento uso praticamente solo quello mega verticale. Però, allora, fragranza mi piace un sacco, è Pascal di Cartier, mi piace veramente tanto. Il problema è che io ritengo che il profumo per un uomo debba essere quello e debba essere rappresentativo. Ora, mi piacerebbe scoprire più profumi di nicchia. Mi piacciono un sacco i profumi un po' arabeggianti. Scusate il raffreddore abbastanza forte. Il problema è che ho persone che mi dicono: ancora quel profumo non lo posso più vedere addosso agli altri perché mi ricorda di te. E questa cosa è meravigliosa. Per cui per ora Bleu de Chanel, però questo mi tenta, ma tanto mi tenta, proprio tanto. Ti ringrazio, è una 991 Carrera. Era di mio zio, me l'ha lasciata. Io ho deciso di tenerla, che già a 24 anni lavorando da soli senza un aiuto a nessuno è tanta roba, ma no, non me la sarei comprata. Ovviamente sono fortunato. Io poi la mantengo, la tengo con cura e me la godo. Per cui, sì, un bel po' di fortuna, ma un po' di olio di gomito per tenerla dov'è e non venderla e tutto, però sì, tanta roba, sono molto fortunato sotto questo aspetto. Non parlo volentieri di investimenti e di valore futuro, però quello che io ti posso dire è che gli orologi un po' di nicchia, come quello che tu mi citi, hanno pur sempre un loro mercato. Detto questo, nessuno di noi ha la sfera di cristallo. Se ti piace e stai valutando l'acquisto, vai e colpisci e goditelo. Detto questo, ripeto, è molto difficile riuscire oggi a dire cosa acquisirà valore in futuro se non si tratta di oggetti che sono iper riconosciuti, iper riconoscibili, iper richiesti e iconici, che è un termine iper abusato in orologeria, come iper nel mio video. Spero
Spero di esserti stato utile e vi aspetto per altre domande come questa. Io lo faccio sempre sull'altro social, oggi e la domenica, ma se me le fate vedo di rispondervi con un video. Buona serata, buon weekend! Buongiorno, siamo tornati col Q&A. Sono d'accordo, sebbene non proprio per tutti i modelli, ma so che troverò pareri contrastanti anche perché vedo non essere un brand molto amato. Cercherò di capirci di più perché io da fuori l'ho conosciuto a Basilea 2000 e 17, 16, 15 non mi ricordo e mi aveva molto attirato, però non capisco il proseguimento del brand, effettivamente, più che altro non capisco il perché non abbia mai preso veramente piede tra gli appassionati e perché non se ne parli. Oh, questo weekend ci date dentro, eh? Domandone super belle. Allora, faccio molta fatica a ricordarmi tutte le uscite del 2022, un po' per problemi miei di memoria, un po' perché ormai sembra il mondo del fashion, cioè ogni 2 settimane esce qualcosa che non ha senso il consumismo a questi livelli nell'orologeria, secondo me. Però sono contento di Royal Oak in 37 mm, sono contento delle pietre su Speedmaster, sono contento delle pietre su Gerald Charles, anche se non mi fa impazzire, siano solo sugli scheletrati. Sono contento di Pelagos 39, sono contento di questo nuovo Star Wheel. Sono proprio tanti i brand che mi fanno contento. Sono contento di misure più piccole su The Betoon. Proprio tanti, e poi mi raccomando, comprate The Watch Annual dove mi trovate con una di queste novità. Top 5 mi è complicato, sempre per i grandi problemi di memoria. Dovete capire che purtroppo io vedo tanti orologi, meno di altri, ma vedo tanti orologi e me ne ricordo pochi perché alcuni passano un po' inosservati. Comunque, quest'anno di spaziali ho visto il pezzo unico di Jean Todt del Mercator di Vacheron Constantin. Ho visto, oddio, l'ho visto alle aste, ma non era all'asta. Il Pebble di Auro di Goldberger, Vagabondage di Journe, che per me rimane sempre un orologio incredibile. Dei pezzi pazzeschi da Monaco Legend, come degli Audemars pezzi unici con le pietre, e l'ultima volta da Philips un super complicato Audemars da tasca assurdo. Ciao, allora io sono un po' sempre dell'avviso di more is more, nel senso compra due, divertiti con due. Poi se il tuo sogno è Royal Oak al quarzo vai dritto, però per quanto mi riguarda io comprerei un primer original più Calatrava, ma tutta la vita, perché vorrei un botto un Calatrava, ma dopo tanto vorrei più un Ellipse, che l'anno scorso vi ho detto che era nella mia lista di orologi che avrei voluto comprare per il 2022, ma a questo punto entra nella lista del 2023, per cui sì, però vai, vai così. Avvocato, lei non è gentile però, perché le scelte più facili, cioè, ci sono scelte più facili e le scelte facili non sono queste. Dipende che tipo sei. Dipende che tipo sei. Sono 3 orologi validissimi, non a caso 3 orologi in competizione tra loro alla fine, perché capisco bene il tuo ragionamento. Per come sono fatto io, escluderei Pelagos, perché vivo in città. Quindi, e non sono uno sportivo, vivo il Pelagos come un orologio un po' più hardcore, un po' più da vita in movimento, e non come un mi metto la giacca e il cappotto e sì, viaggio, ma non così, cioè, non vado a scalare, ecco. Per cui sceglierei un Seamaster o un Black Bay, però non lo so. Forse Seamaster alla fine, però non lo so. Allora, ciao, la Redition c'è, è stata fatta, assolutamente sì, è già sold out e tutto quello che ci pare. Io non ve l'ho mai portata sul canale perché a me dispiace tanto portarvi novità senza averle in mano o senza avere un modo, tipo quando faccio dei TikTok, delle cose con lo schermo verde, per dirvi la mia, aggiungervi qualcosa. Odio il contenuto giornalistico tipico, quindi la foto data dal brand
e io che ve la condivido con scritto ciao, vi piace? A me sembra carino, io non l'ho mai visto dal vivo. Ergo, qua chiedo a voi, io cercherò ovviamente di portarvelo il giorno che lo vedo in giro, cercherò di farvi un video e di spiegarvelo, ma in generale vi piacerebbe avere un video il giorno dell'uscita, due giorni dopo, quello che è, con le mie impressioni e tutto, e poi un video di approfondimento, o solo il video di approfondimento quando ho l'orologio in mano? E una volta alla settimana, eccoci qua. No, allora, secondo me la domanda è sbagliata, cioè pizza napoletana, che è la pizza per quanto mi riguarda, o altre pizze? Perché se tu mi dici classica napoletana, napoletana, se mi dici pizza, diciamo, tonda contro altre pizze, lì apre una discussione enorme, perché a me la pizza alla pala, o comunque anche la pizza in teglia, ma più quella, diciamo, romana, piace tantissimo. Però fan sfegatato di pizza napoletana cotta e provola, bianca, bianca, proprio grande fan. Comunque oggi a Milano si sta una crema, sto andando agli Obei Obei, tanto per cui se qualcuno è in giro vi saluto volentieri. È tipico mercato milanese che si fa nel periodo di Sant'Ambrogio. Poi Ken, è più di un minuto che provo a interpretare questa domanda, ma non capisco cosa voglia dire, per cui vediamo se ho capito. Sì, secondo me il Tank Master è un orologio da uomo a tutti gli effetti, perché ha delle misure alla fine simili a quelle del Tank Louis, che vedo molto bene come orologio da uomo. Ovviamente non è grande, ma ci piace. Eccolo qua, così poi mi insulti perché ingrasso. Fai bene, ma tanto non ne usciamo. Mio dolce preferito, panettone con crema chantilly o zabaione. Allora, mi piacciono molto i dolci, si vede, però non sono poi così sfegatato, e soprattutto non sono raffinato e elaborato sui dolci. Però panettone o chantilly scalda il cuore. Ma guarda, alla fine è un orologio classico, è un orologio super iconico che non può stancare, cioè non sto dicendo questo, però che alla fine merita un twist, secondo me, ogni tanto, per cui lunetta verde tutta la vita. Poi lo sapete, io sono per Maurice Moore, come ho detto prima, per cui l'ideale sarebbe entrambi. Oh, che bello, un po' di domande sulle cose belle della vita che non sono necessariamente gli orologi. Adoro i portacarte, odio i portafogli, non uso portafogli. La cosa più simile a un portafoglio che uso è questo, perché comunque ci sta tutto quello che deve starci, ma è la cosa più grossa che uso. Il portafoglio trovo che abbia un effetto bruttissimo sull'uomo, nel senso che sforma le tasche, è iper grande, e poi va messo una tasca dietro, perché sennò non ci sta da nessuna parte. Per cui, per quanto mi riguarda, portacarte, vorrei un sacco provare il portacarte, quello di Valextra, quello che si piega, diciamo, in tre. E il problema è che io sono pieno di cose perché sono disordinato, e per cui sì, solo e soltanto quello, cercando di contenere la quantità di cose che uno ci mette dentro, perché poi ti sbizzarrisci tra biglietti da visita e tutto, per cui magari giro con due, tre portacarte. Ciao, io sono messo male, non so te. No, oddio, cosa intendi? Intendi se sta tenendo, sta scendendo anche lui, se salirà? Come siamo messi sul mercato di Speedmaster? Siamo lì, c'è interesse, indubbiamente il mercato fa parlare meno di sé rispetto ad altri. Però, oddio, non saprei come cosa risponderti, nel senso proprio che io non sto vedendo cose particolari, al limite sto vedendo interesse per le cose speciali, che, come ho detto altre volte, anche ieri, ma anche nelle dirette, ovunque, sono cose che avranno sempre il loro, perché su quelle c'è qualcosa di più, non è solo un oggetto, non è solo un'icona, ma c'è anche una storia, c'è una piacevolezza, un significato maggiore. Ciao, allora, interessante, indubbiamente, molto funky, ma un po' too much per quanto mi riguarda. È uno di quegli oggetti che rischiano
di essere, di andare oltre, ecco, per cui bello, ma non me lo vedo al polso. Ovviamente mi sono reso conto che gli europei finivano ieri, per cui che io non farò assolutamente niente e che avrò semplicemente camminato fino al castello, il che comunque è una bellissima cosa perché ho risposto a voi. Comunque no, a me non piace, compriamo altro, perché Dayjust per me vuole un bracciale Jubilee e una lunetta zigrinata. Se vogliamo Smooth Bezel e Oyster, compriamo un altro orologio, secondo me. Tutto qua, cioè teniamo le cose come sono. Ora, sono un grandissimo fan, ma grandissimo, della Urus, mi piace un botto. Ma perché comprare? Cioè, come comprarmi una maglietta di Prada? No? Non so, non è che mi sfizzi granché. Poi, oh, carità, non demonizzo. Però, se posso, a Cesare quel che è di Cesare. Guarda, più o meno, nel senso che conosco di nome, ma non conosco quello che poi è il prodotto, nel senso il feeling al polso, l'offerta e tutto. Penso però che per tutto questo genere di cose ci vorrebbe un progetto che muova un po' i passi da quello che faccio magari io, quindi un sacco di verticalità, passione, dedizione, e quello che magari sono altri brand di comunicazione, come per esempio Passion, come US, un po' tutto questo che comunque cerca di intrattenere e divertire. Ci vorrebbe un progetto del genere sui brand di minor non spessore, però sbagliata, però minor rilevanza, minor impatto, minor offerta, non so. Sono un sovversivo, per cui non è la foto dell'Absolute Grey, però Nomos è un brand super interessante, con un ottimo rapporto con il prezzo e che ha una resa al polso non da poco per nulla. Un brand che io vorrei approfondire, spero ce ne sia occasione e possibilità nell'anno nuovo. Per me su Nomos è sempre meglio andare su misure più piccole, perché tendono ad essere piatti, gli orologi piatti, almeno al mio polso, hanno sempre un feeling un po' più grande del previsto, forse perché sono molto lineari e non ergonomici, per cui per quanto mi riguarda 36, e ovviamente questo è il colore che prenderei, ma neanche a dirlo, per cui... Sì, comunque figo, ha un suo grande fascino. Poi c'è un'altra domanda su Nomos, lo vado anche a rispondere. Allora, l'orologio è molto bello, nel senso che comunque è un khaki field classico, diciamo, con questo twist del bronzo. Non mi mettete alla gogna se ho detto che è come un classico, ma non lo è, perché sapete, non è proprio il genere di orologi su cui bazzico di solito. Detto questo, bisogna essere fan del bronzo. Voi lo sapete, io il primo bronzo l'ho avuto quest'anno e l'ho avuto su un quadrante rosa, quindi sono atipico. A me l'orologio sembra molto piacevole, nel senso che appunto, come detto, mi sembra prendere un'icona, dargli un twist, che è una cosa che apprezzo sempre. Detto questo, non è magari qualcosa su cui io sarei orientato dovessi sceglierlo per me, però secondo me per scegliere un orologio poi bisogna sempre guardare sia quello per cui poi lo si indossa a queste situazioni, ma soprattutto a... Ma guarda, io non cercherei grandi alternative, perché mi sembra un orologio veramente ben riuscito. Magari cambierei colore, ecco, come questo qua, che è un po' più divertente, o c'è il verde col bronzo, una cosa così. Poi certo, verde bronzo magari non è molto everyday, però ecco, secondo me ha quella giusta via di mezzo tra essere un orologio molto semplice, molto understated potremmo dire, e avere comunque, non dico una complicazione anche se tecnicamente lo è, però questa data che, avendo appunto il puntatore, è diversa dal solito, e comunque ha una sua storia da raccontare che lo rende secondo me un compromesso perfetto. Poi gli orologi sono tantissimi, lo sapete, ma secondo me hai scelto bene. Ti ringrazio per il grandissimo. Allora, do una risposta dal cuore. Perché tanti MR01 e
Aquascaf e pochi B-Compax, parliamo di Baltic, perché tra i tre è il più brutto, cioè poi so che è una cosa soggettiva, per cui magari è più brutto per me, perché è il più bello di tutti, però paragonato ad altri Compax che hanno fatto adesso, ne parliamo, no? Poi io non apprezzo la scelta del nome, B-Compax, però insomma l'MR01 ha veramente il suo fascino. Sebbene io prima della versione, cioè prima di averlo visto al polso di qualcuno, non l'avrei mai preso. L'Aquascaf non l'ho ancora mai provato al polso, se non forse una volta da Perpetuel, ma non abbastanza da, cioè non me ne sono comunque innamorato, anche perché io vorrei il GMT. Il B-Compax è un orologio proprio non mi attira del tutto, non, mi sembra un po' massiccio, non lo capisco, per cui io me lo spiego così. Grande, bravi a Baltic sempre. Tematica interessante, tu mi dici se ti mando un orologio valuti l'acquisto. Ora, io sono un collezionista, sì, ma da quando sono una partita IVA in Italia sempre meno, e non faccio il commerciante, quindi non compro e rivendo, però io reputo che sia sempre bello condividere quello che uno sta comprando e vendendo, perché mi piace molto questo aspetto è l'oggetto che trova la persona e non viceversa. Per cui è capitato altre volte che qualcuno mi dicesse: ciao, guarda, ho questo orologio un po' speciale, conosci qualcuno? E qualcuno magari veramente la mattina dopo, senza neanche proporglielo, senza un'azione attiva, mi dicesse: guarda, sto cercando questo orologio un po' speciale, hai qualcuno? E lì li metti in contatto, ed è una cosa molto bella, anche perché community in Italia ce ne sono, ma secondo me la community è quella cosa che più ce n'è e meglio è, come dicevano a Colorado, trasmissione comica, tanti anni fa. Per cui vai. Ciao, non conosco la tua collezione, se ti rivolgi al mio gusto comunque è Explorer 2. A me lo Yachtmaster, ragazzi, non ha mai finito di convincere. Probabilmente mi sbaglio io, non sono abbastanza evoluto per capirlo, e probabilmente sono troppo superficiale. Comunque io farei Explorer 2, ma perché questo starebbe bene a me sulla mia persona e nella mia collezione. Non conosco la tua, certo, però che se hai già una collezione magari tutta orientata a Rolex, allora forse mi sposterei proprio su altro. Però secondo me Explorer 2 regala grandi soddisfazioni, probabilmente anche Yachtmaster dovrei. Ciao, allora, Daytona acciaio oro quadrante bianco, più bello del suo acciaio, ci sto, però allora se giochiamo al più bello, non so se lo stiano facendo oggi, ma tutto oro quadrante bianco, un po' pesante, però poetico, comunque no, do ragione, totale, un orologio sfiziosissimo. Io poi sto cercando di parlare il meno possibile di Daytona, perché è uno degli orologi che mi pesa di più non avere, perché lo trovo veramente troppo ben riuscito, benché vorrei qualcosa non del catalogo moderno, come sapete, se non parliamo chiaramente di fuori catalogo, però facciamo i seri, vorrei qualcosa 2000, cosa così. Orologi VMT, premessa, rapporto qualità prezzo sgravato, come dicono a Roma, cioè fuori dal mondo. Io ne ho uno, pagato 260 euro, acciaio 100 metri, corona vite o bracciale, fuori di testa, veramente fuori di testa. Detto questo, entriamo nel fatidico mondo, non con tutto, io ho cercato quello che meno rispondesse all'identikit, ma degli omaggi, quindi di cose che richiamano altro, che è un brutto mondo alla fine, perché non è una cosa molto sensata, non è una cosa molto sana, è un vorrei ma non posso, e i problemi di sicurezza che uno avrebbe con l'originale li riscontra anche con l'omaggio, eccetera eccetera eccetera. Per cui mi piacciono di VMT quegli oggetti che, benché l'estetica sia più o meno simile ad altro, come accade molto spesso in orologeria, si discostano però nettamente, però non posso parlarne male, altro che. Quale fulmine a ciel sereno? Questa è una domanda che io non dovrei neanche far vedere, però sono dell'avviso che non si debba prendersi troppo sul serio, e che anche il mondo del lusso sia sempre meno
incravattato e sempre più scherzoso, per cui ti rispondo. Allora, il primo sicuramente è Emil Ratajkowski, che è un altro livello rispetto a tutti. Il secondo mi gioco con Alessia Lanza, che però mi sembra proprio una brava ragazza, una ragazza simpatica. E, il terzo mi giocherei la carta Jolly, perché oddio, non sono chissà che sommelier, per cui non mi piace andare nel mainstream. Potremmo dire Roberic, potremmo dire un sacco di persone, però insomma il terzo lo lascio a voi. E ti ringrazio per la domanda, spero non mi linci nessuno e buona domenica insomma. As I said, I'm not a seller, but I can always source something. But for Exequo soft watches, I would suggest you to go to the page and text the page directly, and through that you can source one for sure. So this is the tag, and thank you for the interest. I really love the watch nevertheless, and after more than 2 years I love it, whatever happens. Sebbene mi faccia sentire un po' sotto inchiesta, è una bellissima domanda: cosa faccio io nella vita come lavoro? Allora, io possiamo dire che faccio il consulente in ambito di comunicazione e social per realtà dell'orologeria, quindi per un po' tutti, dalle grandi aziende multinazionali a qualche privato molto raro, a piccole realtà di commercio, di produzione, comunque in ambito comunicazione social, per cui aiuto queste aziende, queste imprese, queste persone a promuoversi, promuovere i loro prodotti tramite i miei canali e tramite i loro, quindi creando contenuti per i miei canali per aiutare loro, oppure dandogli una mano sui loro canali, creando delle progettualità, creando dei progetti alla fine che possano portarli a performare meglio e a raggiungere quelli che sono i loro obiettivi di comunicazione. Poi vabbè, anche se è più una cosa che faccio saltuariamente e in modo molto più per passione che per lavoro, scrivo anche per delle riviste specializzate e contribuisco a progetti di questo tipo, nonché delle volte trovo orologi per altri. Sono orologi comunque un po' divertenti, possiamo dire così, quindi orologi in cui uno si possa esprimere. Non trovo cose a listino, non trovo Rolex moderni o comunque contemporanei, non trovo cose di questo genere, però il resto ci provo. Comunque alla fine a me piace tanto mettere in comunicazione le persone, trovo che sia una grande parte del mio lavoro e trovo che sia quello che fa la differenza, perché c'è una parte social, c'è una parte off social che è ancora più importante di quella social, nonostante il mondo di oggi. Mi va l'Antarctic contro Hamilton Bolton, ammesso che si pronunci in questo modo. Allora, io l'Antarctic non l'ho mai provato, ho provato il Super Antarctic che ho, è piacevole, però è un po' grande. Non è nulla di speciale, nel senso che secondo me di Nivada è bello, magari non uno solo, ma un po' tutto il mondo, diciamo, Chronomaster. Se piace il genere, lo Spider è indubbiamente diverso dagli altri per il design del quadrante, che però per me è un po' freddo. Antarctic, ok, giusto, va bene, quello che vogliamo, però un po' freddo. E l'Hamilton invece ha quell'aspetto di forma, però è un di forma comunque da DNA americano, che non sono i miei preferiti. Tra i due quindi forse sceglierei Nivada, ma è una bella lotta, ecco, comunque brava, perché due scelte fuori dal coro comunque vada. The Tank Basculant is one of the most interesting Cartier, and for those who don't know, the Basculant is a watch that basically is reversible. It's not a reverso is Jaeger LeCoultre, and it's that model, as much as the Basculant is a model itself. What are my thoughts? The mechanical one is too big for my wrist, and the quartz is quartz. Which you know I don't demonize and I basically like, but I like it below certain figures, which means I would love to get a basculant in with quartz movement, but for the least
possible prize, which is not happening right now. But the quartz version is literally perfect on the wrist. It's a strap killer watch. It's a very interesting watch, and you can put initials on the back, which I really like, because, you know, I don't personally like open case backs. Ciao, Black Bay 36 non fa tantissimo per me perché preferisco il Ranger, perché il Ranger non ha la lancetta Snowflake, ha una lancetta con una forma che a tanti fa un po' sorridere, a qualcuno non piace, ma a me piace più della Snowflake, per cui non è un orologio che mi ha mai convinto, non è un brutto orologio, ma non è un orologio mai convinto. Allora, sì, il vero King Midas in realtà è quello con la scritta Midas. L'altro è un Cellini, sempre con le forme del King Midas, per cui alla fine è un King Midas anche lui, ma nella realtà dei fatti è andato dopo nella linea Cellini. Più raro, è un orologio comunque abbastanza comune, possiamo dire, o meglio, al mercante a Parma quest'anno c'erano tanti. Secondo me però in alcune versioni dipende un po' da versione a versione, comunque sì, è più raro con la scritta Midas e meno con la scritta Cellini, ed è più bello con la scritta Midas perché il Midas aveva il bracciale che il Cellini, che io sappia, non ha, o forse su qualcuno ce l'ha ma sulla maggior parte no. Invece l'originale sì, ce l'aveva, e secondo me alla fine è più bello, però è anche più impegnativo. Allora, bisogna tirare un po' una riga. Mondo moderno, Patek sicuramente, c'è Bulgari che ha fatto una cosa bellissima sia con l'Octo Roma, che secondo me in versione World Timer è pazzesca, e con l'Aluminium, che è la versione più bella dell'Aluminium, a mio avviso. C'è Frédéric Constant, che indubbiamente fa delle bellissime cose. C'è Montblanc anche, che di notte sono proprio in tanti. C'è Andersen, secondo me è una complicazione che dà il suo. Indubbiamente 5110 è un bellissimo orologio, underrated sono d'accordo, però il massimo dei World Timer ovviamente c'è sul vintage, in particolare ovviamente 1415, che è qua, è da qua da vedere, e Heure Universelle. E secondo me oggettini come questo Agassiz per esempio, quindi cose un po' fuori dal seminato, però so chi ce l'ha, o non so se questo o uno simile, l'ho visto al vivo, è spettacolare. Ma se un privato ha convenienza a rivenderla fuori dal negozio, alla fine è una referenza 8 anche quella. Rolex sta attenta alla rivendita, non credo faccia enormi distinzioni su cosa. È comunque un peccato vengano rivenduti fuori dal negozio, e questo lo reputo tale, benché sappiate che io non demonizzi nulla di tutto questo. Sì, mi viene a dire sì, comunque sì. Non penso faccia distinzioni di questo genere. Come giustamente mi dicevano questa mattina, un buon vintage, già sotto i 500 euro si spaziava anche su Longines, qualcosa su Omega e compagnia. Sui 1000 io prenderei un calibro 365 di Omega a trovarli, non penso tu ci stia dentro oggi con un 32, quando li guardavo io costavano 900-1000, quindi penso che oggi no. Un cronetto Landeron, secondo me lo trovi. Piuttosto che ovviamente un Jean, un 30L, questo genere di cose qua. Invece nuovo sicuramente Squale e sicuramente Baltic, a trovarli. E forse ci stai anche con qualcosa di Nevada, forse ci stai anche con qualcosa di Yema. Queste sono le mie proposte di nuovo, che mi verrebbe da dirti così su due piedi. Secondo me è una bella selezione. Ovviamente avevo letto un po' di fretta, un buon vintage o un nuovo? È una risposta che io non posso darti, dipende da se il regalo è per te o è per qualcun altro, e se è per te preferisci un vintage o preferisci un orologio che invecchia con te, perché c'è un po' quell'aspetto lì, magari dipende anche da chi te lo regala, magari dipende che orologio vuoi, anche perché nei 1000 forse trovi anche un dress watch in oro. Secondo me no, però magari lo trovi, per carità di Dio, o un dress watch non in oro, non lo so, dipende tu cosa scegli, o se è per qualcun altro, quanto conosci quella persona e cosa vuole. Io non posso scegliere per te, indubbiamente se vuoi
un uovo che invecchi con te, te lo fai incidere ed è una bella cosa, però se il tuo sogno è un vintage, cioè un vintage che ti piace, magari togliti quello spizio lì. Allora, io purtroppo ho pochissimi contatti con i VC, veramente pochissimi. Credo di non vedere un loro orologio da un anno e mezzo, se non per puro caso in giro. No, non lo conosco il Mark 18 Petit Prince. Mi sembra ben fatto, iper DNA, cioè rispettato DNA e VC. Se non mi sbaglio, era anche di taglia umana e un po' scontato il blu, ma non fa mai male, è sempre bello. E comunque anche lì io ho messo qua quello col bracciale, che secondo me è sempre un bel bracciale da vedere, ma mi sembra bello, non ripeto, zero proprio. Assolutamente sì, ne ho anche avuto uno. Big fan, big fan, big fan, non della produzione moderna, ma grande fan della produzione, possiamo chiamarla verosimilmente vintage, neo vintage comunque. La produzione quella vera e propria, per cui Crazy Hours, orologio che vorrei. Il problema di Frank Muller è un po' che è grande e un po' che non ha retto il confronto con altri, e oggi secondo me vuole giocare a essere, non dico qualcun altro, ma una versione peggiore di se stessa. Ci vorrebbe un rehab, un viaggio spirituale, un viaggio in ayahuasca. E perché se tornasse la produzione quella che era anni 90, sicuramente, come si è visto con quello che è stato fatto con Wacoa, con Grail Watch, sicuramente piace. Poi certo, magari non è l'un plus ultra, però piace, è ruffiana. Sì, la vedo bene anche perché secondo me succedono delle cose simpatiche l'anno prossimo. Ho conosciuto un po' dentro, mi sono piaciuti molto. È dipendente da Reverso, ma è dipendente perché secondo me è un brand che non vuole rischiare e a cui non piace rischiare. Però sono pochi i brand che non possono, cioè che possono permettersi di non rischiare. Fa parte di un gruppo poi comunque difficile e di difficile gestione, ma è un brand spettacolare, è un brand ricchissimo di storia che secondo me verrà sfruttata bene, con un rapporto qualità-prezzo su molti orologi comunque molto apprezzabile e che ha tanto da offrire. Dipende da Reverso, lo è, ma d'altra parte Reverso è un orologio. Per quanto riguarda il mondo degli orologi, Auro è tra le top 5, forse top 3, forse la top 1 intervista che vorrei fare. E anche perché siamo tutti cresciuti con questo Tokyo Watches, solo che ora uscito Tokyo Watches 2, Auro è una superstar. Io mi impegno per voi, lo sapete, mi impegno molto, quindi il giorno che l'avrò girata la vedrete e spero quel giorno arrivi presto. Auro è sempre super carino con me, super, super gentile, per cui spero di convincerlo. E beh, ragazzi, sarà un bel giorno se mai dovesse arrivare. E niente, dai, grazie, lo prendo proprio come un augurio. Dai, speriamo presto, speriamo presto. Ormai buonasera. Allora, Oyer Autavia, partiamo da questo. Orologio che ha un suo fascino, tanto quanto orologio che conosco poco e sono pronto a conoscere meglio. Tanto quanto, ancora una volta, orologio che effettivamente si declina in due versioni completamente diverse. Calibro 02 è un 3 contatori, calibro 11 è un 2 contatori. Qua metto solo la foto del calibro 02 perché è quello tra i due che preferisco. L'ho provato recentemente al polso, lo trovo piacevole, sempre un filo grande, però ammetto molto proporzionato e con questa data che non si nota tanto, che è un plus grandioso. Per le specifiche tecniche, lo sapete, è una cosa di cui io non mi interesso granché perché ci sono i siti delle Maison, ci sono i forum e sono informazioni che secondo me con una ricerca su Google di 5 minuti si trovano, quindi io non le so. Penso che c'è una produzione talmente vasta di Omega Genève che bisognerebbe andare a vedere di quale stiamo parlando. Faccio un esempio, Genève Dynamic, orologio che mi piace tantissimo, altri Omega, tipo quelli con l'ancoretta,
A me non piacciono per nulla. Overall, quindi, per quanto mi riguarda, è più no che sì. Però con delle eccezioni varie ed eventuali dove è molto più sì che no. Però ti ripeto, domanda per me un pelo vaga, per cui mi scuso per la risposta un pelo vaga, ma è il meglio che posso fare al momento. Grande fan di Breguet Tradition. Ora, non so se ho trovato la referenza esatta, ho provato a googlarla 2 secondi, ma è uno dei motivi per cui non amo le referenze. Sono lunghe e distolgono ogni tanto dalle cose. Comunque, concordo anche sulla pena, concordo sul fatto che forse sia meglio in oro bianco che in oro giallo. È indubbiamente l'orologio più d'impatto di Breguet nel mondo di oggi. È forse quello che mi piace però meno, anche se capisco chi mi dice, però Breguet fa sempre Breguet, per cui magari è un po' ripetitiva sugli orologi, meno di rottura di questo. Ammetto che se esistesse un po' più funky di com'è, quindi se si giocasse un po' di più forse con il colore o forse con i materiali, mi piacerebbe di più, però molto bello. Grazie per la stima e per farmi questa domanda. Per me 116-520 tutta la vita, Daytona vince 5-0. Hulk non mi piace perché è troppo massiccio, cioè mi piace un sacco, l'orologio in sé mi piace un sacco ma è massiccio. Batman anche lì cromaticamente mi piace, l'orologio in sé mi piace ma non mi sta bene al polso. Daytona anche mi stesse malissimo, mi piacerebbe comunque perché non so perché sono diventato Daytona fan, saranno i miei troppi giorni a Roma. Interessante perché se ne parlava qualche Q&A fa, sono curioso di vedere quando, come, soprattutto e se torna. Lo trovo un orologio riuscitissimo. Ho un caro amico che ce l'ha in una versione anche rara e è veramente un orologio che regala qualcosa, un po' grossolano magari rispetto ad altri coetanei slash parenti, ma regala gioie. C'è un orologio comunque che ha un design che nell'era di oggi funziona bene, va un po' fuori forse dal DNA IWC, il che però non è neanche male. E ma a me, ripeto, un orologio che regala del fascino, delle emozioni. Non so se è mai stato fatto con delle pietre, in alternativa sarebbe il caso di farlo uscire così perché per me sarebbe game changing. Well, to me, gold is not the metal that fits reverso the best, but I have to say it looks cool. And as every reverso, I like them better with dark dials, let's say like that. So yeah, I prefer them like that, but I have to say it looks good. I prefer it in steel. Taste is personal, though. Swatch. No, sto scherzando. Magari non solo Swatch, però io girerei con The Micro Brand, girerei magari con qualcosa di meno noto di Zenith, girerei con qualcosa di Montblanc, girerei con dei brand che non hanno quell'aggressività addosso. Tutto lì. Magari che diano poco nell'occhio, sono tantissimi. Secondo me dipende più dal singolo modello. Cioè, secondo me se giri con un Rolex Cellini della produzione di 3 anni fa, lo stesso ti senti sicuro. Se giri con un Code di Audemars, probabilmente non lo conoscono ancora, ti senti sicuro. Se giri con un Gondolo Patek, forse anche. Per cui, secondo me, dipende dall'orologio o dal brand. Facciamo un patto io e te: tu ci metti un bracciale Jubilee e io poi lo sposo all'altare. Orologio veramente ben riuscito per quanto mi riguarda. Che però dite quello che volete, magari non è la sua configurazione con cui nasce, X, Y, Z, non mi interessa, per me trova il suo completamento con il Jubilee. Anche se, e qua lo devo ammettere,
È un po' pesante di gusto col Jubilee, mentre con l'Oyster lo sgrassa, diremmo, come fosse il limone sul pesce, un po' brutta così, però lo sdrammatizza, lo sgrassa, lo rende un po' meno pesante di gusto, ma non ci posso fare niente. Io lo vedo col Jubilee e a me piace. Grasso, pesante, come volete voi, però veramente secondo me così è riuscito. È massiccio, è tanto. Però è bello, è bello. Non potrebbe essere un One Watch Collection. Eccoci, allora, sicuramente un test di impermeabilità male non fa. Ho un amico che li mette sottovuoto con la macchina del sottovuoto di tutto ciò che è culinario, degli alimenti. Mi sembra una bella idea, non comodissima, ma una bella idea. Vi ammiro, voi che siete così attenti a tutte queste cose. Io sono un po' più disattento, li metto in dei portaorologi e li metto in banca. Ahimè. Però, nevertheless, hai fatto bene a chiederlo. Non penso ci siano custodie ermetiche se non appunto chiuderli. Sicuramente quella è l'opzione migliore. Poi lascio a te la praticità e tutto. Io riferisco quanto mi hanno detto, che mi sembra intelligente. Se poi funziona bene, se poi è comodo, se poi non è un grande spreco di plastica, alzo le mani. Tanti orologi mi piacciono di Nomos. Sicuramente quello che forse vorrei di più è l'ore del mondo. Magari non in bianco, magari in blu o in grigio. E magari abbinarlo a, non lo so, un club, un po' qualsiasi esso sia, ma colorato piuttosto che un tetra, che comunque un orologio non mi piace, che è quello quadrato, diciamo. Mi pare sia quadrato, comunque diciamo. Di forma, ecco, fanno tante, proprio tante cose interessanti. Mi piace molto anche Ludwig. Ecco, dovessi farei, non lo so, un Ludwig in bianco e l'ore del mondo in blu e un club di cui parliamo tra qualche storia, in magari o blu o addirittura un altro in arancione. Mi piace molto quando Nomos osa sui colori, lo faceva poco, ora lo sta facendo un po' di più, secondo me le riesce bene. E niente, come detto, spero negli anni a venire, magari in questo, di poterli avere e potermeli portare. So de Milano, no, anche un po' di parmigiano, se no è proprio bella, bella forte. C'è anche il guanciale, insomma. Poi lo sapete, non sono mega fan della carbonara. Mi capita con la cacio e pepe di fare la pasta quasi senza sale e allora tenere solo pecorino. Con la carbonara però non me la sentirei. Però c'è anche da dire che ce l'ho che smorza, quindi lascio anche il solo pecorino. La cosa che però non mi piace, sono fuori dal coro, è il grasso del guanciale nella cremina. Mi fece tempo fa il mio amico Luigi D'Antonio, cuoco top, campione del mondo, mi fece a casa sua questa carbonara senza grassi praticamente e mi cambiò la prospettiva. Per cui un bacio a Luigi e comunque preferisco la grigia. Lurie, interessante, ma non li ho mai avuti in mano. Sono una reinterpretazione giocosa, simpatica, piacevole e tagliente. Proprio a me trasmette quello come forma e geometria. Di un diver che parrebbe essere la vostra di tutti e nostra di tutti. Categoria preferita di microbrand, completamente. Poi, per fortuna non è così. Spero lo sia sempre meno, anche perché c'è sempre più offerta di diver di cui non abbiamo bisogno e sempre meno offerta di cose che potrebbero avere le stesse specifiche qualitative da un lato, ma un'estetica molto diversa e qualcosa che mi regala qualcosa a livello proprio sentimentale e di sensazioni che provo guardando l'orologio, ma Laurier, devo dire che esteticamente, io sapete che mi baso primariamente su quello, poi andiamo nel resto e lo apprezzo anch'io, ma meno, o meglio, non lo so apprezzare se non c'è una parte estetica. Riusciti. Altro orologio che vi sfruguglia, caspita, il buon Breitling pistacchio. Me lo chiedete spesso. Se volete, nei prossimi giorni vi porto la mia review proprio così, face to face, perché mi fa piacere farlo. Lo trovo un bel orologio. Preferisco la versione salmone che ha un paio di cose in più, però lo trovo un bellissimo orologio, molto riuscito, una bella direzione presa da Breitling, che secondo me sta lavorando gran bene. Dai, vado a provarlo in boutique a Milano, ve lo porto. Facciamo così. Anycar Sherpa Jet.
Orologio controverso per me, perché nella versione che vi lascio qua mi piace molto, in tante altre versioni non mi piace per niente. Degli Sherpa di Anycar non è il mio preferito, per nulla. Indubbiamente però è un orologio di qualità, un orologio che qualche anno fa era anche super popolare, e uno di quei... di quegli orologi, diciamo, sportivi, perché alla fine è proprio sportivo, che hanno fatto la storia, che hanno lasciato un segno e che secondo me vi permettono di divertirvi con delle cifre ancora umane, benché non alla portata di tutti. È un tanto che non li vedo in giro, forse tanto che non guardo, però bravo, interessante, grazie per averlo portato. Visto prima abbiamo parlato di cervo volante, ho messo la foto del cervo volante, ora parliamo di Hamilton Aviation Pilot. Wow, bello, esteticamente spaziale, cioè a me quelle lancette che mi pare siano pera, no, oddio, non sono cattedrale, comunque per me sono lancette da militari, da aviazione. Oris vale doppio qualitativamente? Non lo so, ammetto, non te lo so dire, c'è da dire però che Oris ha la data col puntatore, che qua non c'è. Uno contro l'altro, che infausto compito che mi dai. Grazie per la fiducia, però che infausto compito. Forse, dico forse, prenderei l'Oris, perché comunque stanno andando a prendere un modello super rappresentativo di Oris, non tanto quanto l'altro è rappresentativo di Hamilton, però sono due orologi molto belli secondo me. Hey yo, that's an interesting question. Thoughts on the Nomos Club? I like it. I like Nomos as a brand. I like what they're doing with the club that features some colors finally. And I love also what they did with this one right here, because the pairing between the bracelet and the watch is really well done. And I could see it as an everyday beater and a perfect watch for city life. So yeah, I kind of like it. It's been ages since I tried one on the wrist, like 1.5 years, but quality is always good. I think they're doing a great job. I think they should dare even more, and that they maybe could do something more modern and less minimalistic, or nevertheless less classic, but really good. Ecco, tu, secondo Andrew Tate, sei uno di quelli che sono usciti dalla matrice, perché mi tiri in ballo finalmente un orologio che per me è fighissimo, fighissimo. Sai che non mi piace parlare di investimenti, soprattutto su queste cifre, soprattutto su queste cifre, e sai che non mi ritengo la persona giusta per parlare di investimenti, perché io poi il grano a questi livelli non ce lo metto, per cui preferisco non pronunciarmi troppo. Secondo me comunque investimento alla lunga sì, bisognerebbe parlarne un po' più spesso, bisognerebbe parlarne più spesso. Poi sono scesi, è probabile, nel senso che comunque Nautilus è sceso e ben venga, perché comunque insomma si era tirata troppo la corda, ma 3711 è un orologio che merita per rarità, merita per rarità, poi a me non dice molto, però merita per rarità. Uè, che siamo qua dal dottore, tu misura altezza e peso, mi ti permetti? Non si chiede il peso a un uomo, scherzi a parte, il peso non te lo dico, ti dico che peso parecchio meno di 70 kg, parecchio, sono 1,66, anche se sulla mia carta d'identità c'è 1,68 per megalomania. Però Diego sono un lottatore di sumo, proprio enorme, sono anche alto. No vabbè, questo è, ma mi vuoi fare un abito su misura? Lo accetto, mi vuoi mandare un giaccone? Lo accetto, di brutto, ti mando anche le spalle, il collo, cioè se me l'hai chiesto solo per farti i fatti miei invece la piglio malissimo, cioè se mi vuoi fare un regalo, se l'hai chiesto solo per farti i fatti miei, l'ho presa male. Buona domenica sera a tutti, comunque, vi voglio bene lo stesso. Allora, se mi prometti che non provi a rubarmele, anche perché sono fondamentalmente sempre nella mia cassetta di sicurezza in banca, proprio perché tengo tanto a questi orologi e voglio godermeli io e non qualcun altro,
Te li dico, io ho il mitico Oyster Perpetual Verde 36 che ho postato oggi e ovviamente non ho girato il video oggi, lo dico perché ormai a Milano non si sa mai chi ascolta, ovviamente l'orologio non si trova a casa mia, si trova purtroppo in banca. Comunque ho quello, ho un 14060, quindi un Submariner che era di mio zio, a cui tengo ancora di più, e un 116234, il mio Dejas nero, regalatomi per i 18 anni, per cui quello... Forse ci tengo ancora di più, visto che è personalizzato, me l'ha dato mia nonna, insomma, questo è il problema. Poi ne voglio altri, però questi sono quelli di adesso. Allora, mi piace tantissimo, però si rovina e questo è un problema. Mi piace in colori sgargianti, per cui bisognerebbe averne 6.000 e lo trovo ogni tanto un po' pesantino, un po' pacchiano, per cui mi piacerebbe molto vederlo abbinato ad altri pellami, tipo un vitello. Se qualcuno ha consigli, li accetto volentieri. Mi piace tantissimo, in particolar modo mi piacerebbe un portacarte tipo coccodrillo, come quello che ho qua, come questo magari, però magari coccodrillo verde fuori e un vitello dentro. Me lo immagino sì, un... O un verde senape, o un verde e blu, un verde nero, verde crema. E poi mi piacerebbe un sacco coccodrillo, bubblegum, quindi rosa tenue fuori e un bel azzurro dentro, molto Miami. Sono un pacchiano, è vero, ogni tanto sì. Fai benissimo a scambiare e non a vendere. Dove mi consigli di cercare, però sei cattivo nel chiedermelo. Sei cattivo, io non so cosa devi scambiare. Non so cosa devi scambiare. Io ti consiglio di andare a Las Vegas o a Miami per l'Antique Show. Se non mi dite di cosa stiamo parlando, faccio tanta fatica e perdiamo tempo in due. Forse lo perdo solo io, perché alla fine a voi non torna nulla. Su queste cose io apprezzo tantissimo le domande, mi piacerebbe solo mi diceste preferisco scambiarli, dove mi consigli di cercare per un Rolex vintage, dove mi consigli di cercare per scambiare un moderno con un altro moderno, dove mi consigli di cercare per scambiare un Daytona con un indipendente, almeno posso aiutarvi bene. Però bravo, fai bene, apprezzo tanto. Grazie per i complimenti, grazie di cuore. Secondo me è interessante Montblanc 1858, sì. Cioè, di meglio in giro dipende. Di meglio in giro c'è sempre, di qualsiasi cosa, perché nella vita i limiti non esistono. L'unico limite è la morte. Per cui di meglio in giro c'è sicuramente qualcosa. Di meglio in giro allo stesso prezzo? Parliamone. Di meglio in giro con la stessa estetica? Parliamone. Lo apprezzo tanto, è una collezione che apprezzo, soprattutto se parliamo di Geosphere, che secondo me è un orologio che ha una sua forte identità, troppo grosso per il mio polso, ma ha una sua identità e ha messo Montblanc sulla mappa. Sapete, sono fan da tempo di Montblanc, per cui sì, apprezzo molto. Grazie per la domanda. Non sono più un hater di Seiko, sto imparando ad apprezzarlo, sto sperando tantissimo che mi portino in Giappone per poter finalmente capire tutto della loro filosofia azienda e dei loro orologi. Questo è un orologio che io non vedo per niente sul mio polso, ma per niente, ma perché non mi piace la tipologia alla fine diver, lo trovo massiccio nelle forme. Però lo sapete, è una frase che dico di un sacco di orologi, quindi non c'è una discriminazione di brand. Sarei curioso di vederlo con alcuni cinturini che forse me lo farebbero piacere, ma non fa breccia con me. Tuttavia so che è abbastanza molto apprezzato e secondo me esteticamente ha un suo perché e ha un'identità... che sapete è una frase che dico spesso, per cui è importante per me, ma non lo vedo nella mia collezione a mio polso. Yo, it's not about your weight, really, it's not about how much you weight. I mean, I've seen friends of mine that were super, 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 super slim wearing hella huge watches, and I didn't like that, to be honest. And I've seen really big dudes with small watches, and I like it even more. So my choice will always be 36,
if we're talking about 36 versus 41. If we're talking about 36 versus 39, which is not the case, as Rolex doesn't make 39, and I love that, I would choose 39 because it's below 40, so it's better on my wrist, but I can see the dial better, and the dial is like the face of a watch, and if your face looks good, half the job is done. And yeah, I hope you're tall or short. I don't know what to hope. Sei una persona cattiva per due ragioni. La prima è che mi parli per referenze che devo mettere su Google, anche perché mi parli di Cartier, che ha delle referenze lunghissime. È una delle cose che meno mi piace del mio brand preferito. Cioè, sapete che è il mio brand preferito, ma detesto le referenze che mettono gli orologi, sono lunghissime. E la seconda è di Gran Seiko. Io non li metterei in paragone, perché intanto metti in paragone un orologio di forma, che è il Santos Dumont, e metti in paragone un orologio invece rotondo, quindi più classico. Non li metterei in paragone. Poi tu li stai comprando, bella per te, perché hai gusto, e o ne vuoi comprare uno dei due e non sai cosa scegliere, non ti so aiutare, ti chiedo scusa, ma non ti so aiutare. Sono orologi, se parliamo di estetica, entrambi riusciti, entrambi iper diversi l'uno dall'altro. Io, per mio temperamento, sceglierei Cartier, ma direi che la mia risposta è scontata, ecco. Però sono veramente belli entrambi. Q&A terminato, Q&A is over, have a good Sunday night everyone, buona domenica sera a tutti, buona serata, grazie per essere stati con me. Nella prossima storia il calendario dell'avvento di oggi, che è appunto il mio Rolex Oyster Perpetual verde da 36 mm, ci vediamo prossimamente con nuovi contenuti. Questa sarà una settimana molto natalizia, molto impegnativa, ma si spera molto bella. Arriva la nuova puntata di In Viaggio per l'Italia con Rocca, più forte che mai, ne abbiamo due che arriveranno presto. Arrivano altri video, stavo pensando finalmente di soddisfare il vostro interesse con un video sulla mia storia, la mia passione, e qualche altra cosa simpatica. Continuate a seguirmi, ci vediamo anche sugli altri canali e anche sugli altri social. Grazie come sempre per le domande. Arriva anche il Rate Your Watch o What's On Your Wrist, devo ancora decidere quale dei due, ma lo farò last minute, perché tutta la mia vita è così. Buona serata.